Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di fantascienza con un film del 2016 intitolato Passengers, diretto da Morten Tildum e scritto da John Spates. Spero di averli pronunciati bene. I due protagonisti, che diremmo quasi unici protagonisti, sono Jennifer Lawrence e Chris Pratt. È doveroso dire che forse avevo fatto un accenno, se ben ricordo, a questo film in uno dei dialoghi sulla fantascienza che avevo fatto tempo fa, ma direi che ha la dignità di essere rappresentato come gli altri con qualche minuto speso per raccontarvi la loro storia, grosso modo quello che succede. È un film di fantascienza, ma anche sentimentale e viene definito drammatico e di avventura. Sì, diciamo che ci sta tutto, nella durata di 116 minuti. Io l'ho trovato molto scorrevole, ma ovviamente è un mio pensiero personale. E abbiamo poi tra gli interpreti Michael Sheen, Lawrence Fishburne ed Andy Garcia in un cameo veramente piccolo sul finale, diciamo, lo vediamo nei trailer, ma di fatto non interpreta una grossa parte. Michael Sheen, invece, che conosciamo tutti per essere stato uno dei Vulturi in Twilight, nella saga di Twilight, lo troviamo ottimamente in questo film. L'ho molto amato, quasi più forse dei due protagonisti, ma comunque vediamo di cosa parla. Quando si parla di colonizzare lo spazio, uno dei problemi che si è sempre cercato di risolvere è quello della lunghezza della vita umana, ovvero su grandi distanze non vi è praticamente, allo stato attuale, nessuna possibilità che una persona possa partire e arrivare, cioè le distanze sono tali che inevitabilmente morirebbe prima di arrivare a destinazione e con lui tutte le sue conoscenze scientifiche e così via. Qui stiamo immaginando un futuro in cui si è parlato di questo problema e si è trovata una soluzione. Infatti è stata creata un'astronave immensa di nome Avalon, lunga più di 1 chilometro, totalmente automatizzata. Quando dico totalmente intendo dire che gli stessi distributori di cibo, le macchine che effettuano le pulizie e tutto il resto sono autosufficienti. La compagnia che ha creato questa mega astronave è la Homestead Company. La nave sta effettuando un viaggio interstellare, quindi al di fuori, diciamo, del nostro sistema, per arrivare dopo 120 anni alla colonia Homestead 2, portando con sé a bordo 258 membri dell'equipaggio e 5.000 passeggeri. Sono tutti coloni che per varie ragioni hanno deciso di abbandonare la Terra e sono stati messi in un sonno criogenico. In sostanza è una sorta di nave generazionale, ma più ancora si usa, diciamo, la criogenetica per congelare temporaneamente il corpo che dovrebbe essere scongelato quasi a destinazione, quindi dando la possibilità di superare queste immense distanze e di arrivare a destinazione sani e salvi. Quindi tutti i passeggeri e tutto l'equipaggio
in sospensione dentro queste capsule criogeniche. Questa è la genesi del film. Ma c'è sempre un ma. A causa della collisione con un meteorite, o meglio uno sciame di meteoriti, la nave resta danneggiata e iniziano una serie di malfunzionamenti. Uno di questi porta al risveglio con ben 90 anni di anticipo di uno dei passeggeri, l'ingegnere meccanico Jim Preston. Jim inizialmente è convinto di essere nei pressi già della destinazione, perché è cosciente che dovrebbe essere risvegliato una volta arrivato a destinazione. Ma guardandosi intorno, con suo iniziale stupore che poi diventa sgomento, si accorge che gli altri passeggeri continuano a dormire. Cerca di trovare informazioni, chiede alla nave, che però ovviamente è un computer, per cui può dare delle risposte codificate e che non soddisfano affatto le sue domande su quello che è successo. E quindi, diciamo, diremmo, si dà da fare invano per cercare di capire la situazione. Vorrebbe mandare un messaggio, una richiesta d'aiuto sulla Terra, ma scopre che, data la posizione attuale dell'astronave, il messaggio impiegherebbe molti anni ad andare e la risposta arriverebbe non prima di 55 anni, quindi un'idea folle. L'unico essere che appare sveglio sulla nave è l'androide barista Arthur, che poi è il nostro amato Michael Sheen. Diventa per lui un compagno e uno svago, anche perché è l'unico essere, anche se non vivente, con cui il nostro attore può parlare. È chiaro che la situazione è totalmente fuori da quello che dovrebbe essere il contesto normale, e quindi lui, diciamo, le prova tutte per capire, per trovare soluzioni. Alla fine necessariamente si arrende alla situazione, impiega quasi un anno ad arrendersi, ma è colto da una profonda depressione e da una sorta quasi di follia, perché non potendo parlare con nessun altro tranne un barista androide, alla fine, come dire, fa un colpo di testa, cioè decide di risvegliare una passeggera. Guardando, diciamo, i filmati collegati ad Aurora Lane, una giornalista e scrittrice, anche lei in questa capsula criogenica, si sente immediatamente attratto e interessato e quindi confida ad Arthur questa sua idea, chiedendogli ovviamente di tenerlo per sé, e la risveglia. Quindi non le dice immediatamente le ragioni del suo risveglio, ma insieme cercheranno di capire quello che è successo. Non posso svelarvi il resto del film, altrimenti sarebbe un peccato. Certo è che è fortissimo, quindi ha reso benissimo, secondo me, lo stato d'animo dei personaggi. Questa atmosfera così algida, così molto elettronica. Le pareti bianche, i tavoli bianchi, questi robot, cioè sembra veramente, veramente angoscioso. Ecco, i colori prevalenti sono il bianco e il metallo. E il contrasto tra la loro vita, il loro colore, no? Le loro sensazioni, i loro sentimenti. E tutto il resto che è così freddo, incluso il povero Arthur, che in qualità di androide non è assolutamente in grado di provare sentimenti, empatia o quant'altro, benché la sua programmazione un po' lo renda incline ad ascoltare i clienti. E
e i malfunzionamenti andranno avanti e quindi i nostri eroi, fra virgolette, si troveranno a fronteggiare situazioni di pericolo. Credo di aver detto abbastanza. Di questo film ho amato più ancora, diciamo, dell'interpretazione. Ho amato l'atmosfera. Mi ha ricordato molto alla lontana Spazio 1999, con appunto questo prevalere del colore bianco, queste parti dell'astronave che sono deserte, dove non c'è un suono, non c'è una voce. Ci sono soltanto queste pareti bianche, queste luci, cioè, vi garantisco che a immergersi veramente nella storia si prova dello sgomento, cioè non si può fare a meno di pensare e se ci fossi io al posto del personaggio. Quindi anche, diciamo, la scelta di lui di svegliare lei, che sembra ovviamente una scelta immorale e ingiustificabile, forse forse un po' giustificabile lo è. Detto questo, vi lascio, se lo vorrete, la visione del film, vi do l'appuntamento alla prossima, sempre su questo canale.